seggiovia Sella Brunec a Gamatic del 1990. Là c'è la Champac che abbiamo appena preso adesso. E questa seggiovia ha una storia abbastanza strana, perché una volta aveva una stazione intermedia fino al 2017 e una stazione intermedia solo sul ramo di salita, e poi nel 2017 gliel'hanno tolta e hanno tolto tutto il pezzo sopra la stazione intermedia, l'hanno accorciata perché hanno aggiunto un'altra seggiovia a quattro posti che ce l'ha, che hanno anche lì messo nel 2017, e hanno fatto questo lavoro penso per chi voleva solo fare il pezzo nero e allora prendeva solo la seggiovia. Ritenuta. Si sente che sono ritenute un po' vecchie e comunque i meccanismi sono un po' vecchi, perché adesso tra l'altro siamo abituati solo alle seggiovie quelle lì tutte ammortizzate, tipo la Cristiania, e questa è dove una volta c'era la stazione intermedia. Seggiovia Roseal Giumella, seggiovia Leitner riposizionata ad Alba di Canazei nel 2017 a sostituzione di una biposto Zemella e del tratto dalla stazione intermedia alla stazione di monte della seggiovia Sella Brunec. Questo impianto, prima di essere riposizionato ad Alba di Canazei, era posizionato a Moena e fu costruito intorno alla metà degli anni 90, nel 96 forse. Seggiovia Orsa Maggiore, Doppelmayr 2004-2006, non sostituisce niente, e prima di questa seggiovia il comprensorio di Pozza Buffaure era separato dal Dolomiti Superski. Effetto, altro doppio effetto. Effetto, ritenuta. Qua c'è la stazione di monta, anche stazione motrice, quella di... stazione di arrivo.
Questa è la stazione di Ryanair 1. Bellissima. Sembra molto quella di Solden. Quella di Solden però è un anno più vecchia di questa. È stata una delle prime. La cabinovia del Champak. Doppelmail del 2017 che sostituisce una funivia Holz del 1970. Ah, mi sono dimenticato di dire che questo è stato il primo impianto di Line in Italia. E adesso scendiamo.